Questa mattina è stata presentata la nuova giunta comunale. Sei in tutto gli assessori, tra cui quattro donne, due al PD e uno rispettivamente ad Algherosa, Lista, Lubrano. C'è un Alghero migliore. E poi la sorpresa della Scanu, già presidente della SECA, nominata dallo stesso sindaco. E su questa scelta c'è il commento dell'ex primo cittadino Tedde. Si trova in una situazione pessima l'area dell'ingresso di Alghero da via Vittoria Emanuele. Da giorni roulotte, camper e cumuli di sporcizie e erbacce danno vita ad una situazione indecorosa. Per la cronaca la polizia ha denunciato un giovane per ricettazione. È prevista per questa sera la riunione del Consiglio federale della Federazione italiana Pallacanestro che dovrà valutare la richiesta di ripescaggio in a 2 presentata dalla Mercedes. Per il baseball abbiamo intervistato il tecnico della catalana René Roca Svaldes. Un saluto a tutti voi ben ritrovati con la quotidiana informazione su Catalan TV. Questa mattina è stata presentata la nuova giunta comunale. Sei in tutto, gli assessori, tra cui quattro donne, due l'Alpidi e uno rispettivamente ad Algherosa, Lista Lubrano, c'è un Alghero Migliore e poi la sorpresa della Scanu, già presidente della SECAL nominata dallo stesso sindaco. E su questa scelta c'è il commento dell'ex primo cittadino Tedde. Presentata questa mattina dal sindaco Stefano Lubrano la nuova squadra assessoriale chiamata a governare Alghero. È stato proprio il primo cittadino ad aprire la conferenza stampa di questa mattina a Sant'Anna, con la quale ha presentato i sei neoassessori. Conoscenze, competenze e capacità relazionali, queste le caratteristiche del profilo tracciato per ricoprire ruoli nei vari assessorati. C'è stata l'esigenza di definire accorpamenti, da 6 a 10 assessorati, con la ripartizione delle numerose deleghe che ognuno di questi ha. Un team messo in piedi per essere a disposizione della città, detto ancora Lubrano brano che ha ringraziato partiti e liste per il lavoro di questi giorni. Entrando nel particolare, la giunta sarà composta da quattro donne e due uomini. Intanto è necessario dire che il sindaco terrà le delega alle manutenzioni, lavori pubblici, polizia municipale, servizi telematici cimiteriali ed affari legali. Primo assessore a presentarsi è stato Massimo Canu, 42enne agronomo che gestirà l'assessorato alle risorse del territorio. Tra le numerose deleghe è quella all'urbanistica, edilizia privata e politiche abitative. La 41enne Paola Scanu, già presidente della SECA, l'estata è stata una scelta del sindaco Lubrano che le ha affidato l'assessorato alle finanze con deleghe servizi finanziari, tributi, ragioneria, controllo, costi di gestione. Alla 37enne Romina Caula è il compito di dirigere l'assessorato alla comunità e alle identità dove si troverà a lavorare con le deleghe dei servizi sociali. Pubblici, istruzione e cultura nonché le politiche per lo sport. A Chiara Rosnati ricercatrice universitaria 47 anni è stato affidato l'assessorato all'ambiente salute e decoro che si dovrà occupare tra l'altro di ecologia, nettezza urbana e del decoro cittadino appunto. Poi la parola è passata dal Macardi 41 anni che lavora presso un dipartimento di ricerca dell'Università di Sassari, neoassessore alle attività produttive, programmazione e politiche di eccellenza. Una delega importante per un assessorato che il sindaco Lubrano ha definito strategico per Aighero visto le delega Turismo, Commercio, Industria Artigianato, Grandi Eventi, Politiche del Lavoro e Marketing Territoriale. Infine l'assessorato alle relazioni con il territorio che sarà guidato da Pietro Monte, 54 anni, consulente aziendale che tra le sue deleghe dovrà occuparsi dei rapporti con le consulte, rappresentanti dei quartieri, affari generali, servizio demografico e anagrafe. Fatta la giunta ora bisognerà attendere per l'assegnazione dei posti cosiddetti di sottogoverno. Intanto per quanto riguarda i mal di pancia rispetto alla scelta della giunta, in particolare di Algherosa con un solo assessorato, Lubrano ha spiegato che in questi casi qualche malumore può anche esserci ma che questa giunta è il pianificatore uno sostegno di tutte le liste. E non si è fatta attendere il primo commento da parte dell'opposizione, in particolare dall'ex sindaco Marco Tedde che, come era facile attendersi, si sofferma subito sulla scelta di Paola Scanu per l'importante assessorato alle finanze, bilancio e patrimonio già gestito da Angelo Carie e poi da Michele Pais. La Scanu ha ricoperto il ruolo di presidente della SECA, società partecipata a realizzare la raccolta dei tributi. Per quel posto fu indicata dall'allora sindaco Tedde come sua persona di fiducia e viste le sue competenze in tale ambito. Un sindaco che tutto può essere, forse un uomo di sinistra non poteva che scegliere un ottimo tecnico di centrodestra, afferma Marco Tedde, che poi ribadisce che l'opposizione sarà dura, rigorosa, ma sempre tenendo conto degli interessi degli algheresi. Si trova in una situazione pessima l'area dell'ingresso di Alghero da Via Vittorio Emanuele, da giorni roulotte, camper e cumuli di sporcizie e erbacce danno vita ad una situazione indecorosa. Per la cronaca, la polizia ha denunciato un giovane per ricettazione. È una delle zone di maggior transito del territorio comunale algherese, proprio all'ingresso o uscita della città, eppure sembra strano che nessuno, in particolar modo gli organi preposti, si siano accorti della presenza quotidiana di alcuni camper e roulotte nello sterrato che divide via Mazzini da via 20 Settembre, a cui si collegano due arterie che si mettono in via Vittorio Emanuele. Tra l'Istituto Scientifico e il Campo Don Bosco per identificare meglio l'area. Ebbene, qui sostano da tempo questi mezzi senza che nessuno ad oggi abbia preso dei provvedimenti per evitare che ciò accada. Infatti, tali veicoli possono trovare ricovero solo nelle aree adibite dal comune. In questo caso, però, non si tratta solo di turisti che scelgono una zona più baricentrica dove fermarsi, ma anche di alcune famiglie di Rom. Là vicino infatti nella via del canalone si trova l'abitazione dell'ex carceretto che l'amministrazione precedente assegnò ad un nucleo familiare di nomadi e proprio a due passi da questa struttura troviamo delle case ambulanti che oramai sono diventate fisse. A parte come detto il mancato rispetto del regolamento per tali mezzi c'è anche da evidenziare la mancanza di decoro e l'aumento della sporcizia che non offre una bella immagine di Alghero proprio in uno dei tratti più trafficati. Un 19enne finito nei guai per aver rubato una bicicletta durante la notte appena trascorsa la squadra volante del commissariato di Alghero è intervenuta in via 20 settembre perché una persona ha notato un giovane allontanarsi con una bicicletta corrispondente a quella rubata al genitore nelle ore precedenti. Gli agenti dopo aver raccolto le indicazioni necessarie scusate ed avviato le ricerche in via Carduccia hanno rinvenuto la bicicletta e il suo conducente di e queste le iniziali di un 19enne algherese che è stato denunciato alla procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari per il reato di ricettazione. La bicicletta è stata restituita al legittimo proprietario. Ed entrano nel vivo i festeggiamenti per Nostra Signora del Carmelo. Questo pomeriggio tanti fedeli sono attesi per la tradizionale benedizione e consacrazione dei bambini alla Madonna. Lunedì, giorno della festa, la messa solenne sarà celebrata in cattedrale. Previste processione fiaccolata. Entrano nel vivo i festeggiamenti per la Nostra Signora del Carmelo un simbolo della fede cittadina che ogni anno vede la partecipazione di tanti fedeli. Da sabato 7 luglio sono cominciati i riti religiosi di preparazione. Fino al 15 alle ore 18:30 della chiesa di Via Cavour si celebreranno il rosario, le litanie cantate e il vespro, seguiti alle 19:30 dalla santa messa. Intanto, mercoledì 11 luglio alle 19:30 sono state rinnovate le professioni dei terziari carmelitani con una bella funzione molto partecipata. Oggi, sabato 14 luglio e sempre alle 19.30, è prevista la tradizionale benedizione e consacrazione dei bambini alla Vergine del Carmelo, un momento nel quale i genitori portano i loro bambini, soprattutto più piccoli, per ricevere la benedizione e per mettere al collo lo scapolare. Lunedì 16 luglio, giorno della festa, le messe del mattino saranno celebrate alle 8, 9.30 e 11.30. Mentre la sera alle 20, dopo il rosario, partirà la processione che dal Carmelo giungerà fino alla cattedrale dove alle 20 e 30 si terrà la Messa solenne. Al termine rientro nella chiesa del Carmelo con una fiaccolata quest'anno, come si è potuto vedere, la festa di Nostra Signora del Carmelo, in particolare la Messa Solenne, che raccoglie numerosissimi fedeli. È stata organizzata nella Cattedrale di Santa Maria, questo per dare modo di accogliere tutti coloro che vogliono onorare questa Madonna, simbolo di fede per la città di Alghero. Ed ora diamo la linea alla regia, c'è cioè la pubblicità tra poco.